Iniziano i primi segnali di miglioramento rispetto alla curva dei contagi, mentre la campagna vaccinale accelera per quanto riguarda gli over 80, anche gli over 70 e i fragili. Ne parliamo questa sera insieme ad Emanuele Ciotti, direttore sanitario dell'azienda USL, al professor Antonio Cuneo, direttore del reparto di ematologia dell'ospedale Sant'Anna di Cona, e con i colleghi Alessandra Mura della Nuova Ferrara e Stefano Lolli del Resto del Carlino. Si collegherà con noi più tardi anche il professor Giovanni Gabutti, ordinario di igiene pubblica e medicina preventiva di Unife. Dottor Ciotti, parto come di consueto da lei. La settimana prima di Pasqua ci siamo lasciati con una forte preoccupazione rispetto all'andamento dei contagi da un lato e alla pressione sugli ospedali della nostra provincia dall'altro. Poi c'erano anche tanti pazienti Covid assistiti a domicilio dalle USCA. Ecco, la situazione sta iniziando piano piano a migliorare. Sì, è indubbio che questa settimana abbiamo una discesa importante della curva epidemica, tant'è che, se ricordate, l'ultimo incontro aveva un'incidenza di 356 casi per 100.000 abitanti, oggi è 174 casi per 100.000 abitanti, quindi è la metà di quello che era precedentemente, quindi questo è sicuramente un ottimo segnale. Attualmente abbiamo 3.000 positivi, 3.060 per correttezza, di cui questi, la 2.769, sono attualmente isolati a domicilio. I nostri reparti anche di degenza Covid hanno finalmente in qualche modo una minore pressione, anche se comunque rimane una pressione importante, tant'è che i posti occupati oggi sono 311 rispetto ai 357 disponibili per tutta la rete ospedaliera provinciale, quindi vuol dire che c'è comunque una diminuzione della pressione rispetto sia sul pronto soccorso sia sui reparti. Permane ancora in maniera importante, e questo è abbastanza comprensibile, un'occupazione dei posti letto di terapia intensiva sia sul Delta sia sull'ospedale di Cona, importante perché sapete che un paziente in modo che esce in terapia intensiva ha una degenza di 14-21, almeno di 14-21 giorni, e quindi prima che la pressione diminuisca sulle terapie intensive c'è sempre una latenza più lunga rispetto a quella degli altri reparti. È una situazione quindi migliorata rispetto a prima di Pasqua, sempre però la massima attenzione e massima correttezza nei comportamenti, perché è una diminuzione ma è un attimo ovviamente che possa riprendere la curva epidemica, e chiaramente con una pressione già importante sugli ospedali questo non sarebbe assolutamente una cosa buona, ecco. Massima attenzione anche perché appunto da ieri siamo tornati in zona arancione, le scuole avevano riaperto già la settimana precedente, quindi insomma quello che è in qualche modo il risultato della zona rossa e delle misure di restrizione che c'erano state nelle settimane precedenti non dobbiamo assolutamente vanificarlo. Dall'altra parte abbiamo il piano vaccinale che sta andando avanti, anche qui ci sono diverse novità, in particolare legate all'ordinanza del commissario straordinario Figliuolo, che ha un po' riscritto anche le priorità per quanto riguarda la somministrazione dei vaccini, come ha spiegato lui stesso nella visita di venerdì scorso all'hub vaccinale Fiera Ferrara. La priorità sulle persone fragili, sulle persone anziane, e questo affinché si possa chiudere in fretta questa partita. E devo dire che in quest'hub la direttrice, devo dire, bravissima, mi ha detto che si chiuderà a breve la prima dose e i primi di maggio la seconda sugli over 80. E questo è molto importante perché poi quando ci sarà un afflusso continuo e costante più avanti di vaccini si potrà andare in parallelo e simultaneo e aprire le categorie produttive. So quanto soffrono questi territori e tutti insieme dobbiamo arrivare a questo obiettivo, lasciare quelle che sono le lotte di parte, e qui si vede una grande sinergia fra il sindaco, gli assessori regionali, la direzione generale della sanità, il presidente della regione. Questo è un hub che è costato pochissimo perché è dell'ente Fiera che l'ha messa a disposizione. Io
dico che questa è la bella Italia. È solo l'inizio, l'ulteriore salto, noi siamo prontissimi, quando arriveranno i vaccini siamo disponibili a raddoppiare, siamo organizzati per questo, perché più gente vacciniamo e prima vacciniamo, questo vuol dire uscire da questo contesto che ormai ci sta tenendo dentro tutti da più di un anno, e quindi è molto faticoso per tutti e per alcuni sicuramente anche di più. Dottor Ciotti, abbiamo allora diverse novità. Da un lato la questione, il capitolo degli over 80, che tra l'altro, se non sbaglio, dovrebbe essersi già chiuso con le prime dosi per quanto riguarda la provincia di Ferrara, e poi ci sono le aperture delle prenotazioni agli over 70. Insomma, chi in questa fase si può vaccinare e si sta vaccinando? Allora, l'ordinanza del generale Figliuolo, che avete anche riassunto prima, avete fatto anche sentire le sue parole, rimette ordine, non per l'Emilia Romagna, perché l'Emilia Romagna ha sempre seguito questa linea gerarchica, ma forse mette ordine un pochino a quello che, come dire, che è normale che possa succedere in una campagna che ovviamente si modifica nel tempo anche in base a quello che noi e scopriamo in termini di sui vaccini, perché come AstraZeneca, che vi ricordate, inizialmente era stato indicato per popolazioni sotto i 60 anni, poi a oggi ci troviamo per le nuove indicazioni a darlo a chi ha più di 60 anni, proprio perché siamo in corso di evidenze, siamo nella fase appunto 4 dei vaccini, e i nuovi dati arricchiscono e ci dirottano verso ovviamente determinate scelte. Quindi in questo momento il target prioritario, e ne sono contento, è le persone più fragili, estremamente vulnerabili, gli over 80 e gli over 70 e poi 60-69. Questo perché come forse un po' la caduta infelice del nostro Presidente del Consiglio sullo psicologo 34enne o su altre figure che hanno assolutamente, come o i lavoratori, che hanno assolutamente diritto a essere protetti con la vaccinazione, ma questo perché tutti gli studi ci indicano che la mortalità è più elevata sugli estremamente vulnerabili e sotto le popolazioni più anziane. Quindi proteggere questa categoria di anziani vuol dire ridurre la mortalità in maniera più significativa. Quindi questo è lo studio, questa è la linea di condotta che ha guidato l'ordinanza di Figliuolo, che guida anche gli altri paesi europei. Venendo parte alle coperture, quindi, di queste categorie, innanzitutto io voglio ricordare che domenica abbiamo superato le 100.000 somministrazioni, che è un dato assolutamente molto importante per la nostra provincia di Ferrara. Ad oggi siamo circa 103.000 somministrazioni, di cui 71.000 prime dosi e 31.893 persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Ricordiamoci che già avere una dose vuol dire essere coperti al 50-60%, quindi già circa un quinto della popolazione, anzi ancora di più se consideriamo che il target over 16 della popolazione complessiva provinciale, che è di 350.000 e 305.000, quindi capite l'alta percentuale già di persone che è coperta dal virus. E ricordiamoci che c'è un'alta percentuale anche di persone che l'hanno contratto e quindi ha una copertura anticorpale determinata ovviamente da aver contratto il virus. Noi rispetto agli ultraottantenni, come è stato ben detto, abbiamo raggiunto l'85%, le prime somministrazioni sono attualmente finite, rimangono ancora qualche paziente in assistenza domiciliare che vogliamo completare nel più breve tempo possibile. Molto bene anche sugli estremamente vulnerabili, perché siamo a 14.182 somministrazioni, quindi siamo sopra il 63% di somministrazioni. Abbiamo concluso i disabili e sui 75-79 anni abbiamo raggiunto la metà del nostro target, quindi circa 9.144 persone sui 18.000.
e sui 70, la categoria che, come ho detto bene, è stata aperta ieri, ne abbiamo già fatti 4.000 di estremamente vulnerabili e abbiamo già fatto altre 8.000 prenotazioni, quindi sono 22.000, quindi già più dei due terzi hanno l'appuntamento. E ricordiamo degli estremamente vulnerabili che sono stati fatti 14.182 somministrazioni, quindi più del 63%. Rispetto alle Certo. altre categorie, che prima dell'ordinanza, scusi, finisco, questo è Prego. importante, secondo me erano aperte, quindi le forze dell'ordine, gli insegnanti e anche il personale universitario, noi le avevamo terminato, quindi in questo senso nessuno, anche nonostante l'ordinanza, ha avuto una non somministrazione, perché fortunatamente eravamo arrivati a target. I sanitari attualmente, ovviamente, che sono nei reparti Covid, o anche il nostro personale dipendente che per varie motivazioni non si è vaccinato, ha comunque la possibilità di vaccinarsi. Avevamo anche terminati i disabili, che sono un'altra categoria, così come coloro che erano nelle strutture residenze per anziani, nelle CRA, importantissime. Abbiamo completato anche per questi il ciclo vaccinale. Certo, allora io lascerei subito la parola ad Alessandra Mura e a Stefano Lolli perché so che comunque ci sono delle domande che hanno da porre al dottor Ciotti. Alessandra Mura, parto da te. Sì, in realtà la prima domanda il dottore mi ha già risposto perché volevo appunto sapere, in vista appunto, anzi in vista, visto che sono state riaperte le scuole, volevo capire a che punto eravamo con gli insegnanti, però da quello che capivo appunto tutti hanno ricevuto perlomeno la prima dose, quindi la copertura è stata completata. Invece la seconda domanda riguardava i fragili, che probabilmente non sono gli estremamente fragili, nel senso che io mi faccio portavoce di alcune segnalazioni che ci arrivano al giornale e anche alcune per conoscenza diretta, cioè sono persone che hanno una patologia diagnosticata e anche con tanto di esenzione che fa parte, diciamo, dell'elenco delle patologie che sono state appunto, si trovano anche sul sito dell'ASL che comprendono, diciamo, i fragili, però non hanno ancora avuto, diciamo, la chiamata. Quindi io mi domando, all'interno, diciamo, di queste categorie è stata fatta in qualche modo una distinzione tra chi magari aveva una problematica più importante rispetto ad altri, e le persone che non sono state ancora chiamate dovranno aspettare, diciamo, il loro turno per età o saranno chiamate a loro volta con un SMS? Insomma, perché ci sono un po' di domande, un po' di disorientamento su questo punto, perché ad esempio molte persone che hanno una patologia autoimmune al momento non hanno ancora, diciamo, ricevuto l'SMS. Quindi immagino che forse all'interno di questa grande categoria forse è stato privilegiato, insomma, persone che hanno poi invece delle patologie ancora più importanti, che sono ancora più a rischio. Ecco, volevo che si facesse magari un chiarimento su questo punto. Sì, sostanzialmente se c'è un ordine che si segue per quanto riguarda gli estremamente vulnerabili, come si era partiti con i trapiantati, con i talassemici e via via si scorre questo lungo elenco di patologie, se c'è un criterio di scelta tra i più fragili dei fragili, immagino fosse Ecco, questo. sì. Prego, dottor Sì. Ciotti. Sì, allora, voi sono disponibili le tabelle degli estremamente vulnerabili, okay? Con le esenzioni e tutto, come è stato detto da Samura, anche sul sito. E noi abbiamo ricevuto gli elenchi da parte degli estremamente vulnerabili dalla regione Emilia-Romagna, e a questo è stato mandato un SMS, di andarsi a prenotare nei punti CUP o nelle farmacie. E questi elenchi non sono però sempre esaustivi, quindi noi abbiamo anche richiesto ai vari direttori di unità operativa, anche qui al professor Cune o ai vari direttori, l'elenco ovviamente delle loro persone, ovviamente in carico, perché magari gli elenchi possono essere sempre incompleti. Cerchiamo di essere i migliori possibili, però qualcosa può sempre mancare. Ricordo ad esempio anche uno dei target degli estremamente vulnerabili è l'obesità. Non esiste una lista di che identifichi chi ha il BMI al di sopra dei 35. Su questo, tant'è che noi riceviamo ovviamente a nostra mail dei fragili diverse segnalazioni che vengono valutate da una task force dove è presente anche un clinico, e quindi eventualmente a quelli che non hanno ricevuto vengono ovviamente
inseriti. Aggiungo che di questi messaggi alcuni abbiamo visto che non è stato risposto, il numero era incompleto, è stata mandata anche una lettera. Poi c'è un altro grosso capitolo che è quello dei fragili, come è stato detto. Voi fate conto, gli estremamente vulnerabili sono circa 22.000, contando anche le 104 invalidità. Poi abbiamo che sono 80.000, magari hanno determinata, hanno avuto ad esempio un paziente oncologico che ha avuto un'esenzione 48, ma è guarito, ha 3 anni che ha avuto la malattia, è considerato non più un estremamente vulnerabile, ma un fragile. Faccio un esempio mio personale, il mio suocero che ha avuto un bypass aorto coronarico non è nella lista degli estremamente vulnerabili del Molise. È chiaro che ci sono delle situazioni border che capite che è difficile ovviamente mettere in una categoria più altra, però per questo noi valutiamo con una task force fatta da clinici e le eventuali situazioni, ovviamente quelle più fragili, ovviamente le inseriamo. È Questo è un po' possibile, c'è dunque riassunto il punto. c'è un modo da parte delle persone quindi per segnalare la propria situazione e quindi sottoporre il proprio caso a questa task force che poi magari decide se effettivamente i criteri per essere chiamati ci sono? Sì, c'è appunto questa mail dei fragili a cui si può inviare e che poi viene sottoposto. Noi abbiamo già ricevuto almeno circa, penso, su. Come per le ali siamo intorno alle 3.000 mail, quindi diversi hanno scritto. Poi abbiamo anche sempre il supporto dei clinici, e faccio conto anche il direttore della diabetologia, Graziani, per esempio territoriale, che ci segnalano pazienti che non sono stati contattati nonostante magari hanno un diabete, perché voi sapete il diabete viene considerato tra gli estremamente vulnerabili, non tutti i diabeti, ma il diabete di tipo 1, il diabete di tipo 2 che fa l'insulina o che prende almeno 2 farmaci. Ce ne sono stati segnalati da parte dei clinici alcune persone che non avevano ricevuto l'SMS, ovviamente facendo parte degli estremamente vulnerabili vengono inseriti. Certo. Stefano Lolli, chiedo anche a te se ci sono dei chiarimenti ulteriori su quella che è la campagna vaccinale in atto e se e anche le modifiche che ci sono state in questi ultimi giorni. Interrompo, No, no, direi che da questo punto ti di vista. volevo. Beh. Prego, prego. No, volevo solo chiedere una cosa perché altrimenti è incompleta secondo me l'informazione. Cioè, chi magari è, quindi è solo fragile, non è estremamente vulnerabile, non dovesse essere messo tra gli estremamente vulnerabili, che tempi ha e cosa deve fare? Deve attendere semplicemente che rientri per età? Era solo per dare un'indicazione proprio pratica a chi magari ci chiede, io se non mi chiamano che e se non posso essere chiamato pur avendo una di queste patologie, cosa devo fare? Aspetto, sarò chiamato per età, mi arriverà un SMS più avanti, era solo questo volevo No, capire. lo chiudo, scusa, è giusto, non questo, definiamolo bene, come da piano nazionale e come da piano regionale. Allora, gli estremamente vulnerabili vengono prima dei 70-79 e dei 60-69, ok? Poi, fatti i 70-79, fatti i 60-69, vengono i fragili. Quindi loro si trovano tra i 60-69, ok? Ci sono i fragili e poi partiamo con i 59-50. Questo è quello che indica il Chiamati con piano. SMS. Poi Sì, sempre verranno chiamati con chiamati anche. SMS. Quindi. Perfetto, benissimo. Questo volevo chiarire. Grazie, grazie mille. Benissimo, allora ci fermiamo un secondo sulla questione organizzazione della campagna vaccinale perché vorrei coinvolgere il professor Cuneo, il direttore dell'ematologia dell'ospedale Sant'Anna di Cona. Professore, parliamo moltissimo dei rischi e degli effetti collaterali dei vaccini, insomma in questo periodo in particolare ne abbiamo parlato per quanto riguarda AstraZeneca, ma volevo chiederle, esiste il cosiddetto rischio zero per un vaccino? Non esiste il rischio zero
per nessun vaccino, come non esiste rischio zero per nessun farmaco. In realtà i vaccini, essendo somministrati a scopo preventivo di malattie gravi a una popolazione sana, sono tra i farmaci più sicuri. E quindi il rapporto tra vantaggi e svantaggi è nettamente a favore di chi esegue la vaccinazione. Il rischio zero non esiste per qualunque attività umana. Certo, allora parlando sempre di rischi, visto che appunto il rischio zero non esiste, prendiamo ad esempio il mio caso personale. Sono una donna di 40 anni, sono sana, non ho particolari patologie. Rischio di più a non vaccinarmi e quindi eventualmente a contrarre una forma anche seria di Covid, o rischio di più a vaccinarmi magari con AstraZeneca? La risposta in parte deriva anche dalla presentazione dei dati che ci ha snocciolato il direttore sanitario, il dottor Ciotti, in maniera molto chiara. Io mi sono fatto un appunto: nella ultima settimana in Emilia-Romagna sono stati 10.000 casi di positività. Molti sono finiti, sappiamo, ricoverati, molti in terapia intensiva. Anche quelli che se la sono passata a casa hanno dei tempi di guarigione, di restituzio ad integrum, cioè per tornare esattamente in forma come prima, molto lunghi. Questa è la malattia che combattiamo. E, tra l'altro, il rischio di avere una trombosi venosa profonda a causa del Covid si stima essere attorno al 5-10% dei malati. Quindi, non avere il Covid grazie al vaccino ci evita un rischio molto più alto di avere trombosi venosa profonda. Quindi, assolutamente, prego. Dal rischio che avremmo ricevendo la dose di vaccino. Che è un rischio infinitesimale, sono qualche decina di casi, saremmo arrivati in tutto il mondo a un centinaio. Oggi abbiamo visto che col vaccino Johnson & Johnson c'è stato qualche raro caso negli Stati Uniti, su decine di milioni di pazienti, di soggetti che hanno subito il vaccino. Quindi un rischio infinitesimale. Quindi il vantaggio è nettamente a favore di fare il vaccino AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer. Vanno bene. Certo, ci può spiegare un po' meglio questa tromboembolia? Che cos'è e quali sono magari i sintomi da tenere diciamo, sotto attenzione qualora dovesse insomma, insospettirci qualcosa? Questo è molto importante poterlo comunicare tra di noi medici e ai cittadini che effettuano la vaccinazione. Questo tipo di trombosi venosa profonda che ha richiamato l'attenzione, in particolare con qualche decina di casi con il vaccino AstraZeneca, ma qualcuno è capitato anche con gli altri vaccini, è una forma particolare di tromboembolismo venoso che è scatenata da una reazione dell'organismo che produce anticorpi impropri contro una proteina delle piastrine. Questi anticorpi prodotti in maniera impropria contro una proteina delle piastrine ne determina l'aggregazione, cioè le piastrine si depositano a piccoli gruppi lungo i vasi e in alcuni punti, in particolare nella circolazione venosa del cervello, ma anche dell'addome, possono scatenare dei veri e propri trombi. Da qui il binomio, cioè la presenza di due caratteristiche di questo rarissimo evento, che non è la flebite alle gambe semplice, quella che nota che avviene in milioni di casi in tutti gli anni in Italia, è un meccanismo che prevede il consumo delle piastrine che si aggregano in maniera impropria nei vasi e lo scatenamento del trombo a livello cerebrale o della circolazione dell'intestino. Quindi è un esempio di una trombosi molto particolare che non risponde ai meccanismi delle altre trombosi venose profonde. E questo è importante considerarlo perché non possiamo considerare fattori predisponenti a questo tipo di trombosi venosa profonda, insorgente dopo il vaccino, ai classici fattori di predisposizione: assumere la pillola, essere in obesità, fumare, avere la pressione alta, avere una vita sedentaria, quelle sono altri tipi di trombosi. Quindi il messaggio
è che questa rarissima forma di consumo di piastrine conseguente trombosi nei vasi del cervello e a livello addominale in prevalenza non ha fattori predisponenti. Quello che sappiamo è che si è verificato in prevalenza al di sotto dei 50 anni e in larga prevalenza in soggetti di sesso femminile. Questi sono i dati che abbiamo a disposizione. Si tratta, ripeto, di qualche decina di casi su milioni di vaccinati. E per quanto riguarda i sintomi di questa rarissima, patologia? Anche questo è importante. I sintomi non sono la febbre, quel po' di sonnolenza, quel po' di mal di testa che insorge in genere 24 ore dopo il vaccino e che si risolve con un po' di tachipirina in un giorno o due al massimo. Si tratta di sintomi importanti, cefalea in grave scente, che insorge in genere dal terzo giorno in poi, può arrivare a insorgere anche in settima, ottava, decima giornata, dodicesima giornata, cefalea in grave scente diversa da quelle che i cittadini sono abituati a vivere sulla propria pelle, associata spesso a disturbi neurologici, sonnolenza profonda, confusione mentale, vertigine importante, e questi sono i sintomi neurologici. Ci può essere anche sintomi addominali, dolore addominale importante che non recede con comuni antalgici, sempre insorgente dal terzo giorno in poi, oppure fatica a respirare, nel caso il trombo si deposita a livello polmonare e dia un'embolia polmonare, oppure anche lungo la gamba, una gamba gonfia, rossa e dolente che si manifesti dopo 3 giorni fino a 14 giorni dopo la vaccinazione deve portare il cittadino vaccinato a rivolgersi al medico curante, il quale, lo approfitto per dirlo in maniera il più possibile chiara, medico o cittadino, non devono fare dei test diagnostici per vedere con dei prelievi non si sa mai che io abbia un trombo. Per essere chiari, il D-dimero, che è uno dei test diagnostici che facciamo dopo aver fatto la radiologia per diagnosticare la trombosi venosa profonda, non deve essere fatto nei cittadini asintomatici che stanno per fare la vaccinazione o che l'hanno appena fatta, se sono asintomatici, non serve a diagnosticare la trombosi venosa profonda. Riceviamo decine di telefonate, cittadini giustamente allarmati che hanno deciso magari autonomamente di farsi in qualche laboratorio il D-dimero è alto. Bene, il D-dimero alto da solo non significa assolutamente niente perché è un test aspecifico che si innalza in decine di condizioni che nulla hanno a che fare con la trombosi. Benissimo. Chiedo a Stefano Lolli se ha qualche curiosità in particolare per il professor Cuneo, perché so che quando si parla di sintomi, di patologie, Stefano se, ne ha già avuto abbastanza. Però. Ho avuto un sintomo di trombosi quando avevo 15 anni, ma ho capito che avevo corso troppo forte e mi è passata da sola, quindi nessun problema. No, la cosa che chiedevo al professore più che altro è questa. Ha detto che anche con gli altri vaccini, perché siccome si è scatenata questa caccia all'AstraZeneca, questa sindrome del rifiuto, oppure vado, mi prenoto, ma poi quando sono là accuso patologie forse anche inesistenti per poter essere shiftato su Pfizer e Moderna. Ecco, diceva prima che gli stessi effetti collaterali si sono registrati anche con gli altri vaccini, quindi insomma, o si fugge da tutti o si considera insomma quelli che sono i dati prevalenti, ecco, senza essere per carità incoscienti, ma insomma considerando la bontà dei dati ufficiali. Certo, Prego, professore. alcuni rarissimi casi sono verificati con tutti i vaccini. Va detto che questa patologia si verifica anche in chi non è stato vaccinato, cioè il consumo piastrinico e la trombosi venosa profonda cerebrale si verifica indipendentemente dalle vaccinazioni. È una patologia che, ad esempio, può conseguire all'assunzione di eparina a scopo terapeutico, c'è la cosiddetta trombocitopenia indotta da eparina, che è il modello
che ci ha fatto da riferimento per capire come questa trombosi venosa profonda dopo vaccinazione si sta verificando. Quindi è una patologia nota e molto, molto più frequente. Un'altra raccomandazione, scusate, mi approfitto, abbiamo sentito trasmissioni televisive dove personaggi famosi con una forma leggera di Covid, che non aveva bisogno di ossigeno, dichiaravano contenti perché guariti di essersi prescritti da soli o su consiglio di qualche medico impreparato farmaci quali antibiotici, eparina a basso peso molecolare e cortisone. Questi farmaci nei pazienti che hanno un'infezione da Covid leggera, che non richiede ossigeno, che sono seguiti molto bene a casa dal Sistema Sanitario Nazionale, non devono autoprescrivere questi farmaci perché sono farmaci che possono dare effetti collaterali. Vi ho detto che l'eparina a basso peso molecolare può dare l'aggregazione piastrinica, la trombosi venosa profonda cerebrale, non autosomministrata. È molto più alto il rischio di avere la piastrinopenia con trombosi profonda cerebrale per l'eparina che ci autosomministriamo rispetto al rischio che corriamo con il vaccino. Certo, chiarissimo. Alessandra Mura, curiosità per il nostro professore? No, io in realtà volevo capire, anche il professore mi può rispondere. Chi si è già vaccinato adesso, magari, e vuole capire quanto il vaccino è stato efficace, perché vedo che anche tra i dipendenti, insomma, degli operatori sanitari, è stato fatto anche proprio uno screening per capire quant'è il livello, quindi, degli anticorpi che sono stati sviluppati. Ecco, immagino è consigliabile, no, anche per diciamo, una normale popolazione, insomma, fare a distanza di 45 giorni dalla seconda somministrazione, fare comunque un test, insomma, per capire se sono stati sviluppati in modo sufficiente gli anticorpi, insomma, o si rischia invece magari di fare ricorrere a un intasamento delle farmacie che magari non è molto appropriato in questo periodo. Allora, le rispondo brevemente su una domanda molto ben posta e molto appropriata, per la quale mi complimento davvero perché denota sensibilità e attenzione. Allora, il vaccino funziona con due meccanismi: induce la sintesi, la formazione di anticorpi che questi test ci vanno a quantificare. Il vaccino però funziona anche inducendo una immunità cellulomediata, vuol dire che sono dei linfociti che non fanno anticorpi, ma che si attivano come diciamo parte di un sistema immunitario che non si giova necessariamente di anticorpi, ma della capacità di uccidere i virus da parte dei linfociti. Questi test non misurano questo secondo meccanismo. Questo è il primo punto. Io credo che la sintesi debba essere fatta a questo punto. Se c'è un programma che mira a vedere quanto è la risposta anticorpale in diverse fasce della popolazione per capire meglio cosa fare domani, sì. Se è una curiosità per vedere che livello di anticorpo ho sviluppato, non serve perché dopo che sia poco, medio o tanto, il vaccino funziona. Quindi Chiarissimo. lo fa per curiosità, si mette in tasca, dico io, un pezzettino di carta con un numero che però non ha nessuna correlazione dimostrata sull'efficacia del vaccino perché c'è il secondo meccanismo che comunque interviene anche lui. E in ogni caso, pochi anticorpi, ma buoni, sono ampiamente sufficienti a garantire quel 90% di copertura dalle infezioni che questi vaccini gravi e, diciamolo pure, possiamo dirlo quasi sicuramente, il 100% a quelle mortali. Chi è Benissimo. vaccinato non sono a conoscenza di soggetti che siano morti di Covid tra quelli che hanno fatto l'intero corso vaccinale. Benissimo, allora io a questo punto mi collegherei con il professor Giovanni Gabutti, ordinario di igiene pubblica e medicina preventiva di Unife. Buonasera professore, grazie per essere con noi. Buonasera, grazie per l'invito. Allora, professore, sentiamo spesso parlare di vaccini che proteggono dall'infezione e vaccini che proteggono dalla malattia. Ci può spiegare cosa significa questo e cosa sappiamo ad oggi dei vaccini che abbiamo in uso? Certo, diciamo che l'emergenza Covid e la disponibilità dei nuovi vaccini ha portato un po' di nuovo alla ribalta l'attenzione su cosa si intende per protezione conferita dalla vaccinazione. Nel caso specifico, gli obiettivi possono essere due. Il primo è la protezione nei confronti dell'infezione. Io mi vaccino
risulto protetto e non vengo aggredito dal nuovo virus. Questo è il concetto di protezione dall'infezione, che è intuibile, è completamente diverso dal concetto io mi vaccino, rispondo alla vaccinazione e sono protetto dalle conseguenze dell'infezione, cioè la malattia. Ora, per quanto se ne sa oggi, i vaccini che abbiamo nella nostra disponibilità al momento sono tutti efficaci, e mi sento di dire molto efficaci in alcuni casi, nei confronti della malattia, della patologia, in particolare delle forme severe, quindi evitano i quadri clinici pesanti, le ospedalizzazioni, i decessi. Abbiamo qualche informazione in meno, o se preferite qualche dubbio in più, su quella che è la reale efficacia nei confronti dell'infezione. È molto probabile che questo sia effettivamente presente, quindi non è che ce ne sia uno che protegge dall'infezione e l'altro che protegge dalla forma clinica. Tutti hanno la caratteristica di essere protettivi nei confronti della forma clinica e non abbiamo date a sufficienza per poter dire con sicurezza assoluta che proteggono anche dall'infezione, anche se questo è altamente probabile. Però dobbiamo anche essere consapevoli che fin quando non ne avremo l'assoluta certezza, sarà indispensabile che i soggetti vaccinati con qualsiasi dei vaccini attualmente disponibili continui a seguire quelle che sono le norme di prudenza o igienico-sanitarie in uso, quindi utilizzo della mascherina, distanziamento interpersonale, accurato lavaggio delle mani, questo per evitare che appunto ci possano essere dei casi di acquisizione di infezione da parte del soggetto anche vaccinato in maniera completa e quindi possibilità di trasmissione dell'infezione ad altri non ancora vaccinati. È dunque possibile contagiarsi dopo essere stati vaccinati, anche con entrambe le dosi? Allora, abbiamo a disposizione dei dati che indicano che alcune persone vaccinate in modo incompleto sono diventate positive al Covid, all'infezione, dopo la prima dose. In realtà, per quanto riguarda soggetti con il ciclo completo, alcuni insuccessi vaccinali sono stati segnalati, ma sono relativamente pochi e quindi questo è un elemento di notevole tranquillità. D'altra parte, quando si parla dell'efficacia dei vaccini, e si dice che i vaccini migliori che abbiamo a disposizione hanno un'efficacia del 90, 94, 95%, sta a significare che non proteggono sempre comunque quindi il 100%, e quindi non è, come dire, un aspetto, come dire, non è improprio che possa accadere che qualche soggetto, pur vaccinato in maniera incompleta, venga ad acquisire l'infezione ed eventualmente possa avere delle manifestazioni peraltro molto blande. Tengo a sottolineare che i soggetti vaccinati di solito hanno comunque una protezione che evita loro di incorrere in quadri clinici severi. Cosa ci dicono i dati che abbiamo invece dai paesi che hanno già vaccinato buona parte della popolazione almeno con una dose? Che laddove si è vaccinato tanto si sono ottenuti risultati importanti in termini di riduzione della circolazione dell'infezione, quindi del virus, e questo chiaramente ha comportato dei benefici di assoluto rilievo per quella che è la salute pubblica. Pensiamo a quanto è successo per esempio nel Regno Unito, che ha vaccinato molto e quindi sta oggi raccogliendo un po' i frutti dell'impegno dei mesi scorsi. Perché anche, si ha sottolineato lei, con almeno la prima dose? Perché già la prima dose, trascorso un certo periodo di tempo, induce un certo grado di protezione nei confronti del Covid e quindi questo non significa che si debba decidere di procedere con una dose sola, ma certamente la somministrazione della prima dose contribuisce già ad avere un controllo più accentuato o migliore della patologia di cui stiamo discutendo. È normale che le indicazioni di uso di un vaccino possano cambiare, come è successo ad esempio per AstraZeneca?
Allora, quando lei parla di indicazioni, in realtà fa riferimento, credo, a quello che è L'età di riassunto delle riferimento, esatto, sì, le... esatto, le schede tecniche o comunque la scheda riassuntiva delle caratteristiche del prodotto. Queste schede tecniche vengono aggiornate continuamente man mano che vengono accumulati i dati. E quindi per tutti i vaccini, anche se è un processo lungo perché richiede appunto acquisizione di dati, conferma degli stessi, e quindi è possibile che vengano, anzi, vengono regolarmente aggiornate queste schede tecniche. E quindi non è una stranezza che ci possano essere modifiche in corso d'opera in rapporto alla disponibilità dei nuovi dati. Anzi, in alcuni casi questo ha portato a come dire, un utilizzo diverso rispetto all'inizio o più ampio rispetto a quanto non fosse stato stabilito inizialmente di un vaccino. Questo vale per il vaccino a cui fa riferimento lei, ma vale un po' per tutti i vaccini di uso routinario. Grazie davvero, professor Gabutti, per le sue risposte e per essere stato con noi. Grazie a voi, buona serata, arrivederci. Allora, abbiamo salutato il professor Gabutti. Professor Cuneo, io torno un attimo da lei. Dalla medicina ci aspettiamo naturalmente risposte rapide. Vorremmo anche quel rischio zero di cui abbiamo parlato prima, che appunto però non esiste. Ci aspettiamo anche che le risposte che la medicina ci fornisce non cambino, no? Come ad esempio è successo per AstraZeneca. La medicina però non è onnipotente e noi comunque ci dobbiamo fidare della medicina. Se abbiamo ascoltato quello che ci ha detto il professor Gabutti, abbiamo tutti gli elementi per, come dire, comprendere come i risultati ottenuti con le vaccinazioni sviluppate a tempo di record siano stati straordinari. Non è detto che la battaglia sia vinta e non è detto che in un processo in rapido cambiamento, a fronte di un'infezione nuova con caratteristiche che non conoscevamo, la medicina non debba cambiare un attimino determinate abitudini, determinate raccomandazioni. Le raccomandazioni vengono aggiornate man mano che noi acquisiamo informazioni. La storia di AstraZeneca è nata secondo un processo logico. Siccome inizialmente aveva una copertura più bassa, 55-60%, che poi è stata portata all'80-85% correggendo la tempistica delle vaccinazioni, in particolare ritardando la seconda, è stata inizialmente raccomandata non negli anziani, perché gli anziani hanno un sistema immunitario più debole, quindi si voleva dare un vaccino che aveva il massimo potere di immunizzazione in quel momento. Sfido chiunque a dire che non fosse un ragionamento corretto. Nel momento in cui si scopre che AstraZeneca arriva all'80-85%, che non ci sono pazienti che hanno forme gravi nei vaccinati, anche in quelli che prendono un po' di malattia, e si vede che c'è un eccesso lieve di eventi avversi indesiderati, gravi, la famosa piastinopenia con trombosi venosa profonda di cui parlavamo prima, in una fascia d'età inferiore nel sesso femminile, la medicina dice cambiamo un attimo atteggiamento e somministriamolo in un'altra fascia d'età. Dov'è il problema? La medicina non è infallibile, va avanti come tutte le scienze per tentativi ed errori la cui correzione porta al progresso. Se ci pensiamo bene, l'umanità è andata avanti così in tutte le sue attività. La medicina è una di queste. Vi ricordo che sviluppare un vaccino non è facile. La settimana scorsa un vaccino contro l'HIV testato in Sudafrica ha fallito il suo obiettivo. Non ce l'abbiamo fatta. Qui ce l'abbiamo fatta e stiamo adattando la politica, i suggerimenti di somministrazione all'informazione che tutti quanti nel mondo stiamo raccogliendo al massimo delle nostre possibilità di interpretazione. Quindi viva la medicina, viva questa medicina al servizio dei cittadini che offre un provvedimento salvavita sviluppato in un anno con piattaforme che potranno darci. Questo lo posso anticipare perché l'informazione circola già nella comunità scientifica, anche modulazione del vaccino qualora venissero avanti delle varianti.
Quindi viva la medicina, abbiate fiducia nella medicina, abbiamo fiducia nella medicina. Poi è umano aver paura, e allora lì ci sono i medici e il dialogo tra medico e paziente. È fondamentale proprio per mantenere questa fiducia e per non farla, insomma, vacillare, è anche la comunicazione che c'è in questa fase sui temi che riguardano i vaccini e su questa emergenza sanitaria che tutti stiamo vivendo. A proposito di comunicazione, vorrei coinvolgere in chiusura il dottor Ciotti, perché ieri è stata data la notizia di questo spiacevolissimo episodio che è accaduto, cioè della diffusione di fake news riguardo alla possibilità di vaccinarsi presso l'hub di Ferrara Fiera, presentandosi lì per ricevere le dosi, diciamo, rifiutate, tra virgolette, di AstraZeneca. Ecco, dottor Ciotti, vorrei che lei ribadisse e chiarisse una volta per tutte che queste cose assolutamente non esistono e non sono possibili, insomma, di diffidare da questo tipo di messaggi. Sì, diffidare veramente ai cittadini di tutto ciò che diventano i messaggi vocali che diventano virali o gli SMS anche con eventuali già segnalate anche alla polizia postale dove si dice per la prenotazione clicca il link e poi eventualmente succede qualcos'altro. Ecco, davvero stare ovviamente molto attenti perché i sistemi di prenotazione sono quelli conosciuti e l'altro è la lista di recupero come seconda indicazione di Fiola dove ci sono però le persone che devono fare il vaccino secondo il piano, quindi in questo momento ovviamente i settantenni. Ecco, questo è importante, ringrazio di avermelo chiesto, davvero c'è attenzione, grossa attenzione da parte di tutti e vi chiedo anche eventualmente di segnalare autorità competenti o eventualmente anche a noi. Benissimo, allora grazie ai nostri ospiti per essere stati con noi, grazie a tutti voi per averci seguito. Noi torniamo martedì prossimo. Buona serata.